formaggio cheddar, proprio sottilette belle spesse di formaggio cheddar e salsa piccante al suo interno. E come contorno ho deciso di concedermi dei cetrioli perché è arrivata l'estate e io preferisco mangiare delle cose un po' più fresche. E penso che il croccante dei cetrioli sia proprio fantastico come eating sounds. Lo stesso vale per il sandwich, l'ho grigliato un pochettino il pane per renderlo giusto un po' più sfizioso. Come i miei ultimi video, ci sarà una parte dedicata al mukbang, ovvero questa iniziale, e in una seconda parte ho deciso di portare un tag, mi pare che sia un net tag, sono dei cetriolini sottaceto della Saclà.
ce ne sono alcuni croccanti, altri invece no.
precedenti versioni del computer che lui aveva, le dava a noi. Quindi noi già da piccoli, io non ricordo che età avessi, forse 10, 9 anni, insomma ero proprio piccola e ho cominciato a mettere le mani nel computer. Inizialmente mi ha insegnato mio padre ad utilizzare programmi più utili come appunto Word o comunque programmi di questo genere. Io ricordo che c'erano ancora i floppy disk, cioè quei dischetti quadrati che si inserivano dove c'entrava roba, piccolissima, cioè un'immagine tipo da 30 kilobyte forse neanche c'entrava. Adesso abbiamo cose incredibili. Diciamo che io ho visto tutte le evoluzioni del computer, dal primissimo fino a quelli, diciamo, di ultima generazione. Quando ho iniziato a navigare sul web è perché, allora, come penso tutti, almeno io che ho visto nascere questa cosa, quindi diciamo che dopo che è uscito il computer per la prima volta, dopo un po' si è cominciato a parlare di web. Navigarci subito perché appunto mio padre, lavorando col computer, queste cose le utilizzava, quindi ovviamente inizialmente era una cosa guidata, quindi lo facevo soltanto quando lui me lo consentiva sotto la sua supervisione. Poi diciamo che è diventata anche una cosa, diciamo, facevo ricerche più che altro. Io ricordo che andavo sul web per scaricarmi tipo delle immagini, dei cartoni che mi piacevano o dei film. Mi scaricavo appunto queste immagini che me le mettevo con cose proprio essenziali, ragazzi, cioè non le cose che facciamo oggi con il computer. Quindi più che altro mi interessava questo, guardarmi, scaricare immagini, fare cose. Poi ricordo che appena c'è stata la possibilità di cominciare a scaricare tipo i primi film, le prime cose, io ero molto interessata a scaricare i film che mi piacevano, anche quando uscivano subito dopo in sala, io li volevo rivedere, quindi magari cercavo, diciamo arbitrariamente, non si potrebbe fare, però magari cercavo di recuperarli per poterli vedere in streaming o scaricarli, insomma, per poterli godere subito. Questo era quello che facevo io col computer. Per non parlare anche dei primi giochi, io proprio ricordo giochi antichissimi. Non so, mi viene in mente i primi giochi che abbiamo fatto al computer. Io ricordo il Re Leone, era proprio un gioco in 2D che si giocava con queste iconcine, insomma, che saltavano a destra e a sinistra, proprio cose essenzialissime. Eravamo bambini, quindi diciamo che questi sono i ricordi principali che io ho del computer. Terza domanda: quante ore passi online al giorno? Questa domanda è un po', come dire, si può dire che è come se fossi online quasi 24 ore su 24, perché avendo ormai i telefonini, quindi ti arrivano messaggi, notifiche, Instagram, Facebook, YouTube, tutte queste cose. Quindi diciamo che passo online la maggior parte del tempo, online, proprio davanti al PC, qualche ora, insomma, giusto per vedere qualche video, qualche film, qualche serie TV, qualche anime, qualche ora al giorno, però sostanzialmente stiamo online 24 ore su 24. Il mio orologio ha deciso di suonare giusto in questo momento. Vabbè, che gli dobbiamo dire? Insomma, sì, online una stragrande maggioranza del tempo della giornata, ecco. Quarta domanda: quale dispositivo o console preferisci per giocare? Allora, questa domanda è semplicissima per me. Allora, io sono una Nintendo girl. Allora, io utilizzo la Nintendo Switch per giocare, la mia console preferita, ma diciamo che le mie console preferite appunto sono legate al mondo della Nintendo fin dalla preistoria, quando è uscito il primo Game Boy. Io ho cominciato ad acquistare tutte le console ed è sempre stata la mia console preferita. Quando ero bambina ricordo di aver acquistato anche la PlayStation 1 e poi sono passata alla 2, però la Nintendo è sempre stata la mia console preferita. C'è stato anche un periodo in cui ho giocato al PC, quindi giochi online, tuttora ogni tanto ci gioco, però principalmente Nintendo tutta la vita. Quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Ok, allora, penso di aver già detto questo in un precedente video. Comunque, i miei videogiochi preferiti appunto sono giochi della Nintendo. Il primissimo
nel quale tu hai praticamente la possibilità di sbloccare diversi brani extra. Mi pare che io ne ho 600 extra, che sono sia brani delle vecchie versioni di Just Dance che erano giocabili anche per Nintendo, cioè per Nintendo Wii, quindi parliamo della 2014-2015, sia brani inediti che si sbloccano mensilmente, te ne danno nuovi, e con questo abbonamento quindi tu ne puoi avere accesso, e io sono la persona più felice del mondo. C'erano. Purtroppo col Covid
adesso è diventato impossibile, però fino a 2 anni fa, cioè fino all'ultima fiera del fumetto, che è stata quelle che fanno a Catania, l'Etna Comics, che è molto famosa, io ci sono sempre andata tutti gli anni fino a quando è stato possibile. Spero che al più presto si possano rifare questi raduni, perché io adoro queste fiere, le amo tantissimo. Vado a guardarmi le gare di cosplay e cose varie, e spero che ci possano essere tipo delle competizioni di Just Dance, perché mi piacerebbe tantissimo partecipare anche in cosplay. Magari ci penserò a farlo pure io qualche volta, non lo so, mi piacerebbe. 9. Ti piace leggere manga e fumetti? Sì, ne ho diversi, voi ovviamente non li vedete perché sono di fronte, li ho di fronte, però io da quando mi sono innamorata di questo mondo ho cominciato ad acquistare tantissimi fumetti, ne ho centinaia, forse migliaia, non lo so, comunque veramente tanti. E quindi sì, ovviamente mi piace, ultimamente ne leggo molti di meno perché, insomma, sono impegnata a fare altre cose, quindi non ne leggo più tanti, però ovviamente capita di alcune serie che continuo a seguire e magari sono rimasta un po' indietro, però sono in corso, quindi le sto leggendo, per l'appunto di Greyman è una di queste, Attack on Titan è un'altra, Berserk, non so se la conoscete, sono rimasta un po' indietro e so anche che probabilmente rimarrà incompiuto perché il mangaka, ahimè, è morto recentissimamente, proprio in queste settimane. E insomma, sì, li leggo, li adoro. Decima domanda: che genere di libri ti appassiona di più? Ok, allora questa domanda, meno male, l'adoro. I libri che mi appassionano di più sono i libri fantasy. Io ho iniziato a leggere questi. Il primo libro che ho letto in realtà non me lo ricordo, forse era Il piccolo principe, o no, forse La gabbianella e il gatto. Però il primo libro vero che io ho amato e ho letto quando è uscito è stato Harry Potter. Ero bambina, proprio ricordo, avevo 10 o 11 anni, avevo proprio l'età in cui praticamente nasceva Harry Potter, cioè quindi Harry Potter aveva la stessa età che avevo io quando è uscito, cioè quando è nato qui. Ricordo che io ho iniziato a leggere i libri e poi sono usciti i film che io sono andata a vedere, quindi non ho subito quel disagio, come dire, non ci sono rimasta male, insomma, vedendo il film dopo aver letto i libri, perché essendo bambino, diciamo che sono cose che percepisci di meno. Secondo me, comunque, il film, per quanto sia distante magari dai libri, è talmente ben fatto, è talmente ben recitato dagli attori, sono stati scelti talmente bene che è veramente piacevolissimo e bellissimo da vedere. Io non riesco, certo, chiaramente se devo fare una scelta tra libri e film, preferisco mille volte i libri, li ho letti centinaia di volte, è una saga che io rileggo, non dico ogni anno, però ogni 2 anni, insomma, la rileggo sempre tutta perché la amo, è bellissima. Altro libro fantasy che io adoro è Il Signore degli Anelli, è comunque tutto il mondo relegato appunto al Signore degli Anelli e tutti i libri scritti da Tolkien che io ho cominciato a leggere sempre da bambina e mi porto avanti e vado leggendo sempre le nuove pubblicazioni, insomma, i nuovi libri che lui fa, che il figlio di Tolkien comunque scrive, perché lui ormai è morto da tanto tempo. Bellissimo, bellissimo. Libri fantasy, beh, diciamo che adesso ho letto anche libri storici, comunque, ad esempio l'Iliade, l'Odissea, insomma, magari sono cose che non possono interessare tanto, ma a me la mitologia piace moltissimo, comunque questi sono i libri che io preferisco. Undicesima domanda: quali sono le serie TV preferite? Allora, questa domanda è un po' complicata perché non so se effettivamente ho una serie TV preferita, me ne piacciono tante. Alcune sono parecchio strane perché magari non piaceranno, cioè, o comunque magari non saranno state viste da tutti. Ricordo una serie TV di quando ero giovane, è proprio una serie TV tipo sciocca, comica, è Merlin, praticamente tratta la storia di Merlino e Artù da giovani ed è, diciamo, una serie comica, divertente, ma anche abbastanza ben fatta. Ovviamente parliamo di effetti speciali di tanti anni fa, quindi ovviamente sono un pochettino scadenti adesso, però io ricordo che a me piaceva tantissimo. Altre serie TV
piaciuta molto, molto, molto è stata Il Trono di Spade, che ahimè, arrivato alle ultime stagioni, mi ha deluso totalmente. Insomma, era partita benissimo fino alla quinta stagione, era tipo la mia serie preferita in assoluto di sempre, e l'aspettavo le puntate, cioè come se fosse tipo come se mi dovesse arrivare la paghetta, non lo so, tipo una cosa. Ma invece, ahimè, alla fine si è rivelato grandissimo flop per me. Altre serie TV, ne ho viste tante. Non saprei adesso, non me ne viene in mente una in particolare. Comunque ce ne sono davvero tantissime che a me piacciono, ad esempio, e tutte diverse, insomma, non sono soltanto generi. Ah, ecco un'altra che a me è piaciuta tantissimo, che rientra nella mia top 10 delle serie TV preferite. La serie dei medici che hanno dato sulla Rai, è una serie storica, però è fatta benissimo, è recitata da attori incredibili, e a me piace la storia anche, quindi a me è piaciuta tantissimo, l'amo, l'ho vista più di una volta ed è bellissima, stupenda, meravigliosa. Poi ce ne sono tantissime, Breaking Bad, insomma, tante storie, tantissime serie che mi piacciono, ma non finiamo più. Diciamo che non è cosa dedicata alle serie TV, quindi magari ne riparleremo più avanti. Dodicesima domanda: qual è il tuo film preferito? A questa domanda mi pare di aver risposto in uno dei precedenti video, c'è stata una domanda simile. Comunque il mio film preferito è Il Signore degli Anelli e di conseguenza anche L'Hobbit, perché sono praticamente parte dello stesso mondo e io diciamo che non so scegliere, per me sono bellissime entrambe, sono un tutto. Quindi queste sono le mie preferite, ma tra le mie preferite c'è da annoverare anche la serie di Harry Potter, appunto la serie di film di Harry Potter. Non dico che sarà un secondo posto, è un primo posto in ex aequo con Il Signore degli Anelli, però queste sono le mie preferite. Qual è il tuo libro preferito? Appunto Il Signore degli Anelli ed Harry Potter. No, naturalmente seguo la linea dei film. Li ho amati sia sotto forma di libri che sotto forma di film, non potrei scegliere diversamente. Tredicesima domanda: quale cellulare possiedi e ne sei soddisfatto? Allora, io possiedo un iPhone 12 Pro Max e sì, ne sono super soddisfatta perché è l'ultimo modello di iPhone ed è fantastico. Veramente non c'è una cosa che non riesce a fare, io ci faccio tutto dal telefono, cioè non ho quasi neanche bisogno più di utilizzare il computer da quando ho questo telefono, e sono sempre stata, diciamo, da quando è uscito il primo iPhone 3G, mi pare sì, il 3G in Italia, io ho sempre avuto telefoni iPhone perché una volta che fai il passaggio non riesci più a tornare indietro, anche perché i dati, insomma, magari sono cose che sapete ovviamente. È più facile passarli, sincronizzarli da uno stesso tipologia di telefono. Poi diciamo che ho tutto legato alla Apple, quindi il computer, l'iPad, l'orologio, quindi diciamo per me è più semplice riuscire a sincronizzare tutto, quindi non passerei mai ad altro, penso, non credo che farò mai questo passaggio. Ultima domanda, mi pare, sì. Quattordicesima e ultima domanda: cosa ti piace di più della tecnologia? Allora, della tecnologia, quello che mi piace di più appunto è il fatto che si è arrivati ad evolverci a tal punto, tipo da poter avere dei computer, delle cose che ci consentano, di fare delle ricerche di qualunque tipologia, di qualunque genere. Ormai non c'è una cosa che non si può sapere, perché basta fare una ricerca su Google e si viene a sapere qualunque cosa. Comunque il fatto di poter vedere comunque serie TV, appunto film, o poter giocare, insomma, questo è quello che io apprezzo di più della tecnologia, e soprattutto il fatto che ormai è diventata parte integrante della nostra vita. Io sfido chiunque a passare una giornata sola, senza telefono, senza computer, senza niente, cioè con una candela in mano magari, non lo so. Io potrei farlo, magari metto davanti un bel libro, mi metto a leggere, però anche io sentirei la mancanza della tecnologia. Penso che sia una cosa che accomuni un pochettino tutti. Quindi penso che sia ormai una cosa assolutamente
indispensabile e non si può più tornare indietro. Penso che nessuno riuscirebbe a tornare indietro. Ragazzi, le domande sono finite. Spero che questo video vi sia piaciuto, che le mie risposte siano state abbastanza esaurienti e che lo abbiate trovato anche rilassante. A me piace tantissimo fare questa tipologia di video, li trovo davvero rilassanti anche per me stessa, divertenti con questo lato mukbang, che è una tipologia di video che mi piace tantissimo, ma ho scoperto che mi piace moltissimo parlare così in whispering. E soprattutto mi piace magari raccontare qualcosa di me tramite queste cose, insomma, aprirmi così un pochettino, in modo che possiate conoscermi meglio. Soprattutto adesso che siamo arrivati ai 1000, ragazzi, non ve l'ho detto, già da una settimana circa siamo arrivati ai 1000 iscritti, li abbiamo già superati e sono super contentissima. Grazie mille, vi ringrazio infinitamente. Avrei dovuto dirlo all'inizio del video, mannaggia, me ne sono completamente dimenticata. Stavo pensando già a un video legato appunto all'arrivo dei 1000 iscritti, nel quale preparerò una ricettina. Ho in testa una cosa molto interessante che penso che vi piacerà moltissimo e la realizzerò quando sarà possibile, perché è una cosa che in questo momento mi risulta un po' complicata da fare, perché diciamo che non ho abbastanza tranquillità a casa, vorrei avere magari del tempo insomma libero senza nessuno intorno per poter creare, diciamo, qualcosa di più interessante. Però ci lavorerò e ci sarà, arriverà, assolutamente arriverà. Grazie ancora infinitamente per seguirmi e per essere così in tanti. Ora sono davvero super super felice. Spero di poter atterrare presto su Twitch. Mi piacerebbe tantissimo mettermi anche su Twitch e magari non portare soltanto ASMR, ma portare magari anche delle live di Just Dance, perché no? Mi piacerebbe, perché sarà fattibile da fare. Non lo so, ragazzi, fatemi sapere come vi è sembrato questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, ricordatevelo, iscrivetevi.